eletto segretario generale della CISL Taranto Brindisi il nostro amico Gianfranco Solato. Il segretario generale del programma di incontro Taranto Brindisi della CISL. Un bel congresso vivo, grande dibattito, tante assemblee sui posti di lavoro, nelle unioni comunali, nelle leghe, un confronto ricco perché abbiamo affrontato tanti temi, sia del settore privato, di tutti i sistemi produttivi, dall'energia alla chimica, all'agroindustria, ai trasporti, all'edilizia, pubblico impiego, scuola, sanità. Abbiamo lasciato alle spalle 4 anni particolari, 2 di pandemia, una pandemia che ha trovato il mondo impreparato, ma abbiamo di fronte 4 anni complessi che non dobbiamo farli diventare complicati per quanto ci riguarda come mandato congressuale. Quindi dobbiamo mettere in atto idee, progetti, programmi che sono emersi da questi 14 congressi territoriali. Innanzitutto c'è un tema, quello del lavoro. Il lavoro va messo al centro, l'abbiamo messo al centro nel nostro congresso, il lavoro per chi ce l'ha, che dovrà riqualificarsi, c'è bisogno di formazione, ma anche il lavoro per chi non ce l'ha. Bisogna mettere un limite all'emorragia che abbiamo di giovani che vanno via dai nostri territori. Bisogna intervenire anche sul tema lavoro per quanto riguarda le donne, per la conciliazione vita-lavoro. Quindi abbiamo veramente degli anni entusiasmanti davanti. Noi come CISL in questo ci vogliamo stare e ci vogliamo stare da protagonisti. Una stagione congressuale fatta di analisi ma anche di tante proposte. Coincide anche con il lavoro che si dovrà fare a livello regionale e sicuramente l'occasione anche delle risorse del PNRR sono importanti. Stiamo lavorando per un protocollo tra parti sociali, Regione Puglia, ANCI e UPI e che sicuramente nei prossimi giorni andremo anche a sottoscrivere, perché serve una cabina di regia, serve monitorare le risorse, serve capire quali saranno le ricadute, soprattutto centrando più occupazione per giovani e donne. Naturalmente lo sviluppo è centrale, noi siamo certi, convinti come CISL che la Puglia si potrà rilanciare a pieno titolo, ma soprattutto siamo convinti che l'occupazione e lo sviluppo, soprattutto il manifatturiero, debba ripartire in maniera importante. Non siamo secondi a nessuno come regione in termini anche di potenzialità. I settori sono importanti, quelli pugliesi, e quindi auspichiamo che a partire dai prossimi mesi si possa rilanciare tutta l'economia pugliese. Sì, una stagione molto importante per la CISL, tutt'altro che un rito ripetitivo. Stiamo affinando il progetto dell'organizzazione proprio rispetto al ruolo che una grande forza sociale come la CISL dovrà avere e sta avendo in questo scenario complicato, che è uno scenario di pandemia, ma noi riteniamo sia anche uno scenario di grandi opportunità per il nostro Paese. È naturale che il Paese va accompagnato, il ruolo delle forze sociali è centrale. Mai come oggi è stato chiaro il ruolo delle organizzazioni sindacali, anche alla luce del processo di accompagnamento che abbiamo fatto sulla legge di bilancio, ma anche dei più importanti strumenti di sviluppo nazionale e locale che sono stati messi in campo col sostegno dell'Europa. Quindi oggi siamo alla vigilia dell'emanazione dei bandi del PNRR, momento più delicato, questo della messa a terra su cui c'è necessità di un grande protagonismo e in particolare di un grande protagonismo del territorio. Quindi siamo qui sui territori per affinare la linea e per prepararci ad accompagnare questa fase che da qui al 2026 necessita realmente dell'apporto delle forze migliori, delle forze più sane che questo Paese può mettere in campo.